Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Abbiamo di certo notato come la VR ha cambiato il nostro modo di giocare in tanti tipi di gameplay differenti grazie a tanti tipi di giochi differenti, come ad esempio Homeworld, che oramai cito sempre, per gli FPS, Lucky's Tale per gli adventure platform o addirittura Trickshot per i platform. Ma come può cambiare il nostro modo di giocare per un picchiaduro come ad esempio Tekken 7 o Tekken 7 come lo volete chiamare voi, dove all'interno ci sono calci rotanti, capriole e solo Dio sa cosa porterà in questa saga, nuove mosse e nuove acrobazie? Come si può giocare questo con un visore? Semplicissimo, o con un normale controller da console, o per chi ci riesce, con mouse e tastiera. Allora la domanda dopo sarà: e cosa cambia giocare in VR anziché giocare dal monitor del mio PC o semplicemente dalla TV seduto sul divano, spavanzato sul divano? Ci sono cambiamenti. La risposta qui diventa meno scontata, ma non per forza per accettare questa risposta bisogna essere come me dei fanboy. Ve la illustro subito. Come ricorderete nel mio vecchio video che trovate qui, ho detto la VR non cambia il gioco, cambia il modo di giocare, e vi assicuro che non c'è stata frase più veritiera per il mondo della VR. E allora cosa cambia per Tekken 7? Può migliorare la nostra esperienza all'interno del gioco. Per chi non ha mai indossato un visore VR non sa quanto diavolo è leggero questo apparecchio, e grazie al meccanismo che hanno inventato si appoggia per tutta la testa e quindi sembrerà che voi non avrete neppure il peso di una piuma in testa. Per chi non ha mai indossato un visore VR di certo non sa che grazie alla lente di ingrandimento integrata nel visore noi possiamo vedere dei film in modalità cinema, quindi come se avessimo uno schermo veramente gigante, più grande di quello che le persone normali possono permettersi nel salotto di casa. Anche i video su YouTube possono essere visti in modalità cinema. E per alcuni, non per tutti questa volta, che non hanno mai indossato un visore VR e non sanno che la realtà virtuale, il visore della realtà virtuale, non è un semplice monitor a 360 gradi, ma semplicemente un visore per la realtà virtuale, dato che è diviso a metà con uno schermo più a destra e uno più a sinistra, dà anche una forma di prospettiva, quindi dà un 3D mille volte migliore e veritiero di quello che potete trovare in un cinema 3D in 4K. Quindi cosa offre Tekken 7 in VR più del Tekken 7 giocato tramite monitor o televisore? Semplice, vi permette di giocare al vostro gioco preferito, se questo tipo di giochi sono i vostri giochi preferiti, con la sensazione di avere uno schermo più grande di quello che potete trovare su un monitor attaccato al computer o una TV attaccata al salotto. E giocare questo titolo, nonostante sia in modalità cinema, anche in 3D. Quindi ne vale la pena, realmente parlando, comprare un visore per un gioco del genere? Di certo non cambia il vostro modo di giocare quanto un FPS, quando un gioco da corsa, un simulator, un platform, uno sport e chi più ne ha più ne metta. Ma se una persona ha già il VR, perché negarsi la modalità di avere un gioco con una risoluzione del cinema in 3D? Ditemi cosa ne pensate qui sotto con i vostri commenti e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!